Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi nuovo video, è tantissimo, tantissimo, sarà un mesetto che non giro un nuovo video, in realtà è anche tanto che non ne pubblico, che non ne carico. Ora, sicuramente questo video lo vedrete molto in ritardo rispetto a quando io lo sto girando, perché nel frattempo è successo di tutto. Nell'ultimo mese, sono successe veramente tante cose a livello sia lavorativo che personale e delle cose molto forti. Non ne voglio neanche parlare perché sennò inizio a piangere. Quindi, visto che deve essere un momento piacevole questo, sia per voi che per me, andiamo oltre. Ecco, se poi magari più avanti mi sentirò di parlarvene, magari approfondisco un attimino meglio la questione. Per il momento vorrei soprassedere e andare oltre. Vi dico solo, ecco, che non ho pubblicato e non ho girato video per un bel po' di tempo perché ci sono stati tutta una serie di problemi che non sono la mancanza di voglia, ma proprio mancanza di testa, di tempo, di ogni tanto bisogna concentrarsi su delle cose serie e per quanto YouTube sia una mia grande passione, non è la priorità, non è la vita e alcune cose sono molto più importanti, ovviamente, lo sapete tutti. Per cui, esatto, è una questione di priorità, diciamo così. Comunque, non ci togliamo il piacere di qualche piccolo acquisto e quindi oggi vi mostro, è un haul misto ma prevalentemente fatto da Yves Rocher e da dm, li dividerei così. C'è anche qualcosa di abbigliamento ma non so se mostrarvelo in questo video o se tenerli da parte e magari farvi un video unico se acquisterò altro, perché per il momento proprio due robine e non lo so, vediamo come mi gira. Allora, partiamo subito da Yves Rocher. Vi faccio vedere cosa ho acquistato per me, ma anche per dei regali. Allora, per me questi due. In realtà, a questo mi è arrivato in omaggio. Ecco qui. È il nuovo struccante, quello bifasico della linea Pour Bleuet, che è Bleuet, credo sì, no, Pour Bleuet, scusate. Oh, non lo so in realtà come si dice. Bleu, Pour Bleu. Io lo sapevo anche il francese, ma boh. Comunque uno struccante rapido perché è bifasico con fiordaliso bio e rimuove appunto anche il trucco waterproof. Questa è appunto una nuova linea. Ha 6 mesi di PAO, sono 200 ml. Il prezzo non lo ricordo specificatamente perché appunto a me è arrivato in omaggio, ma siamo secondo me sulla decina d'euro, 12-9 € in offerta, una cosa del genere. Considerando comunque la qualità dei prodotti Rocher, è un prezzo, allora non è super low cost, quindi è un medio cost, diciamo così. Questo invece l'ho acquistato proprio io perché ero molto curiosa di provarla. Sono 150 ml, quindi non è un boccettino grande, però comunque l'ho pagato sui 5 € in offerta ed è una lozione purificante con acido salicilico di origine vegetale. Quindi non è un prodotto biologico perché sapete che Yves Rocher non è un brand biologico, anche se ha un buon inci nella maggior parte dei prodotti e la maggior parte dei prodotti hanno comunque un tot che sia l'80, il 90, il 95% quello che è di prodotti di origine naturale, però ecco, non è biologico, ma comunque hanno degli inci studiati bene, ecco, non magari tutti i prodotti, però la maggior parte sì, e appunto in questo caso l'acido salicilico è appunto di origine vegetale ed è un tonico praticamente della linea Sebo Pure Vegetal, che è quella per pelli grasse. Io non ho la pelle particolarmente problematica,
Ma nell'ultimo periodo post-estate, diciamo così, mi sentivo una pelle di merda, oltre che capelli ovviamente di merda, dovrei parlarvi anche di quelli dell'ultima colorazione che ho fatto, di cui intravedete un residuo qua rosino, erano fucsia e dopo un lavaggio sono diventati così. Vabbè, sono anche sporchi, adesso devo lavarli, non fateci caso, sono struccatissima, non ho niente in viso oggi. Ma perché non lavoro e quindi voglio lasciare almeno quando non lavoro il viso libero e pulito e quindi non mi trucco. Dicevo, ero curiosissima di provare questo prodotto perché appunto è per pelli con imperfezioni, ma usato comunque magari non tutti i giorni, ma con moderazione e al bisogno, come una sorta di trattamento urto quando la mia pelle è un pochettino più problematica, perché spesso noto nella zona del naso, intorno alle guance, intorno al naso e un pochettino in questa zona della fronte, i pori dilatati. Non ho magari brufoli schifosissimi, però questa cosa di pori dilatati in queste zone a me dà particolarmente fastidio. Per cui ho pensato di provare appunto questo prodottino perché mi incuriosiva particolarmente per andare a trattare in modo specifico determinate zone. Io ne ho altri di tonici magari purificanti. Questo dovrebbe essere su quella scia, pensando appunto che è comunque per pelli abbastanza grasse e con tante imperfezioni, credo di non usarlo magari tutti i giorni, ma appunto di alternarlo o di usarlo proprio magari in quei periodi dell'anno, del mese in cui se ne ha un pochino più bisogno. Poi altri due prodottini invece sono un regalo per mia nonna, ve li mostro comunque. Sono prodotti che in realtà trovo ottimi, non tanto per me, che non sono magari un amante di questo genere di prodotti, ma perché tante amiche, conoscenti di mia madre glieli chiedono spesso. Le creme piedi vanno molto e in realtà quest'estate anche questa è stato un prodotto che è piaciuto tantissimo. Allora, uno appunto è una crema piedi 75 ml, 6 mesi di PAO, alla lavanda, nel senso che ha un buon profumo di lavanda, e tra le varie, diciamo, categorie di creme piedi che ci sono, questa è quella nutriente. Eccola qui. Pagata, se non sbaglio, sui 7 euro, una cosa del genere. Anche in questo caso, ripeto, ci sono prodotti che costano molto meno, ci sono prodotti che costano anche di più. Questo è un po' una giusta via di mezzo. Considerando che comunque, diciamo, voglio fare bella figura, per carità, mia nonna non è che, però ci tengo, ecco, quindi magari se fosse per me mi comprerei la cremina da 2 euro di balea, no? Per l'utilizzo che ne faccio io. Però siccome appunto so che questa è molto valida, per mia nonna ho voluto puntare su questa qui. Eccola qui. Con assieme questo gel fresco gambe che sicuramente non userà più ora ormai perché con questo tempaccio, però sicuramente d'estate è un gel fresco gambe leggere con radice edificaria per tutti i tipi di pelle, 200 ml, questo costa sui 7 euro se non sbaglio o 7 euro in offerta, non ricordo benissimo, non mi ricordo. Ha un profumo molto fresco, non lo sto ad aprire ovviamente, però l'ho già usato in altre, non questa confezione, altre, e ha un profumo quasi, dico mentolato, ma non è mentolato, però è una cosa veramente molto fresca che d'estate sulle gambe è piacevolissima. Questa l'ha acquistata anche mia zia che me ne ha parlato e si è trovata molto bene, la applica prima di andare a dormire sulle gambe, dà un senso di leggerezza e allevia proprio la pesantezza delle gambe alla fine della giornata e è un prodottino molto molto piacevole. Fa bene, diciamo, la circolazione delle gambe e oltre che ovviamente a idratare, le rinfresca e le alleggerisce. Quindi ecco, sicuramente più indicato per il periodo estivo, primavera-estate, però un prodottino veramente interessante. Ecco qui. Questo per quanto riguarda. Ops, cascata la crema. Non si è rovinata, no?
Questa dicevo per quanto riguarda i brochet. Passiamo invece al DM. Ero andata principalmente per un unico prodotto che tanto che cerco e che chiedo. E poi ovviamente sono tornata a casa con un sacco di roba, non tantissima, ma abbastanza, soprattutto ho fatto incetta di maschere. Allora, partiamo con la cosa meno interessante, che è la ricarica del sapone mani, questo qui di Balea. Questo è con i lamponi e qualcos'altro. Lampone e magnolia 750 ml, pagato meno di un euro, quindi veramente conveniente. Quando mi gira le prendo queste ricariche perché sono comode. Ho dei dispenser di sapone carini, ecco, e quindi magari al posto che prendere il classico sapone, anche per risparmiare, perché comunque è un bel risparmio, vado ad acquistare questo genere di prodotti e riempio appunto il dispenser con questi. Ce lo riempio 2 o 3 volte, poi dipende ovviamente dalla grandezza del dispenser che avete, però sicuramente per meno di un euro è molto conveniente. Poi, vabbè, ho preso gli assorbenti, i miei classici Nuvenia, con questi mi trovo molto bene perché sono sottili. Sono anatomici e insomma mi trovo bene con questi, non hanno neanche un prezzo eccessivo perché costano su un euro e qualcosa, un euro e non ricordo, però sono comunque tra quelli che costano meno, però io mi trovo molto bene, quindi di solito se non ho voglia di starli a leggere, guardare, cercare, trovare un'alternativa per cambiare, vado su questi che vado sul sicuro. Poi ho preso una mousse corpo, questa qui, mousse doccia con estratto di papaya 200 ml. Sapete che adoro le mousse doccia, quelle di Balea in modo particolare perché sono economiche rispetto ad altre in commercio e sono molto molto valide. Questa non l'avevo mai vista e quindi ho deciso di acquistarla perché insomma, io non l'avevo mai vista, mai acquistata, quindi quando trovo qualcosa di carino che mi ispira e so che in generale può piacermi, prendo. Strano che in questo video non c'è nessun deodorante, ma ne ho lì una bella scorta per cui. E tra l'altro ne ho ordinato uno adesso che mi è piaciuto tantissimo di Brochet, per cui ho aspettato a prendere altri deodoranti, anche se sapete che appunto mi piacciono parecchio. Queste tra l'altro io oltre che come mousse doccia le uso anche come mousse per depilarsi, nonostante non usi spessissimo il rasoio, però quando sono di fretta e ho la necessità di dovermi depilare velocemente, quindi utilizzando il rasoio, siete sotto la doccia magari, e questa qui è molto comoda e rapida. Vabbè. Poi, che cos'ho? C'era in offerta, che in realtà io non so quanto costi normalmente negli altri punti vendita e non so neanche perché l'ho acquistata, a dire la verità, l'acqua distillata alle rose della Roberts, questa qua classica, il boccettone blu, l'acqua di rose diciamo per eccellenza, la più famosa e quella che credo tutti abbiano utilizzato. Io ho un ricordo di quando ero proprio una ragazzina, che è stato uno dei primi tonici, chiamiamo così, che utilizzavo. E ne ho un ricordo comunque piacevole. Ovviamente poi sono andata oltre e non l'ho mai più riacquistata. L'avrò acquistata 2 o 3 volte appunto quando ero un po' più giovane. E non lo so, l'ho vista lì e non lo so, non lo so. Mi è tornata la voglia di riacquistarla. Costava 2 euro e qualcosa. Se non sbaglio, io questo ricordo ho che comunque costi leggermente di più. Poi magari mi sbaglio, ho preso una sola. Però, insomma, l'ho vista lì così in offerta 2 euro e qualcosa. Stiamo parlando comunque di 300 ml di prodotto che non sono poche. Io tutti gli idrolati, i tonici, le mist, tutto questo genere di prodotti me li bevo. Ne faccio veramente un uso massiccio sia il mattino che la sera. E li consumo facilmente, per cui ho detto: ma sì, dai, prendiamola. E dopo tanto tempo ho ricomprato l'acqua di rose Roberts. E vabbè, insomma, presa. Poi,
Ho preso un prodottino sempre in offerta che mi ha ispirato tanto. Vi dico la verità, l'ho preso solo perché stava in offerta, se no probabilmente l'avrei lasciato giù. Stiamo parlando di un brand che si chiama Organic Kitchen, che è un brand biologico, fatto tutto così a barattolini. È abbastanza nuovo, diciamo, da DM, nel senso che non c'è da sempre, ma già la volta scorsa l'avevo visto. Rieccomi, scusate l'interruzione, sono dovuta uscire per delle commissioni. Sono tornata, diluvia tra l'altro, quindi io sono tutta bagnata, tutti i capelli bagnati, ma vabbè, più tardi dovrò fare il colore, la doccia, per cui pazienza. Allora, vi stavo parlando di questa mascherina. Questa è, che mi vola per terra, è una maschera notturna riparatrice. Certificata EcoCert, io di questa ne avevo già presa un'altra, una delle ultime volte che sono stata al DM, quindi sicuramente il video l'avrete visto prima di questo se l'avete visto, e praticamente avevo preso quella al pomodoro se non sbaglio, comunque con la confezione rossa se non sbaglio al pomodoro, pagata, boh, 3 euro e qualcosa. Che per comunque 100 ml di prodotto ci sta, considerando che è anche un prodotto biologico certificato, mi sembrava comunque un buon prezzo. Mi aveva incuriosito anche il packaging, devo essere sincera, e quindi l'avevo voluta provare. In realtà non l'ho ancora aperta e non l'ho ancora provata. Nonostante questo, quando ho visto che c'era questa qui in offerta, siccome mi piacciono comunque le maschere notturne perché sono, diciamo, poco impegnative, è facile utilizzarle e farle perché semplicemente le sostituisci o le aggiungi, diciamo, alla crema prima di andare a dormire, andate a letto e bon, quindi non dovete preoccuparvi poi di risciacquarle, di toglierle e quant'altro. Quindi la trovo una cosa figa che mi piace. Ho visto che costava 2 euro e qualcosa, in realtà lo scontrino con i prezzi ce l'ho. Solo che ogni volta perdo un sacco di tempo andare a cercare i prezzi e quindi ho detto vabbè, che l'ho trovata, Organic Kitchen, 2,99 euro per 100 ml, quindi insomma comunque ancora meglio rispetto all'altra volta che era 3 euro e qualcosa, e quindi ho deciso di prenderla e di provarla. Anche questa sicuramente non la metto in uso subito perché ho tante cose e ho una scatola piena in realtà di maschere, mi devo dare un contegno, come ho in realtà pieno di tutto, però alcune cose le riesco a consumare più velocemente e quindi le riacquisto anche con, diciamo, la coscienza a posto. Di maschere, soprattutto ultimamente, non ne stavo facendo moltissime e quindi ne ho di più, ne ho molte, ecco, e siccome ne ho alcune aperte che magari non mi fanno impazzire, adesso devo valutare se cestinare quelle o comunque riutilizzarle in altro modo, o comunque cercare di utilizzarle e di finirle velocemente in modo che poi le posso cestinare tranquilla, o se magari già passare ad altro, non lo so. Comunque, sicuramente non sarà una delle prime che andrò ad aprire, anche se come maschera notturna è una delle poche, quindi già questo magari mi porterà ad aprirla un pelino prima. Tra l'altro questo brand l'ho visto anche su un altro sito che sto puntando, sto mettendo roba nel carrello e presto probabilmente farò un ordine, che si chiama makeup.it, che è un po' che tengo d'occhio, non mi ero ancora decisa, ultimamente ho un po' la fissa e siccome sto finendo dei sieri e anche dei tonici, in realtà nonostante io ne abbia, ho detto bah, magari faccio un piccolo ordine, vedremo, sicuramente lo vedrete se sarà. Comunque questa la potete trovare anche lì e mi sembra che appunto il prezzo fosse su 3 euro e qualcosa anche su quel sito. Altrove io non l'ho mai vista. Poi ho preso, che avevo già addocchiato l'ultima volta ma poi non avevo acquistato, questa maschera per capelli. Io ho provato tantissimi prodotti di Balea anche per capelli, ma la maschera fatta così in realtà non l'ho mai provata. Questa è una maschera rinforzante per capelli all'acqua di cocco, 250 ml, per capelli rovinati, come sono i miei, senza siliconi, senza parabeni. Lasciare agire per almeno 1 minuto, poi sciacquare bene. Quindi è una maschera anche rapida, io le tengo sempre un po' di più rispetto a quello che
Che consigliano, a meno che sono proprio in doccia, allora se c'è scritto che ne so 15 minuti, magari io in realtà la lascio 5, dipende. O faccio proprio l'impacco pre e me lo tengo anche mezz'ora, in generale questo con tutte le maschere, o se la uso a mo' di balsamo, diciamo così, durante il lavaggio, cioè post lavaggio mentre sono in doccia a lavarmi, la lascio in posa giusto il tempo di lavare il resto del corpo, diciamo. Però mi aiuta tantissimo con i miei capelli perché se mi rendo conto che se io non uso balsamo o non uso maschera sono veramente impettinabili. L'utilizzo di questi due prodotti mi aiuta tantissimo a velocizzare anche i tempi poi del pettinarli perché se no ci metto un'ora. Se invece, perché ho tanti nodi, se invece vedo che utilizzo i prodotti giusti, anche a pettinarli diventa più semplice, più veloce. Questa appunto non l'ho mai provata, mi ispirava, è una cosa forse un po' più estiva come profumazione con l'acqua di cocco, quindi sicuramente non lo andrò ad aprire a breve. Una cosa che mi piace è che a differenza di altri prodotti Balea ha un PAO di 12 mesi anziché una data di scadenza, questo mi fa stare diciamo più tranquilla. Perché molto spesso con i prodotti biologici o tedeschi, come quelli appunto che magari acquisto dal DM, bisogna fare attenzione alle date di scadenza, perché la maggior parte delle volte hanno proprio una data specifica e quindi ovviamente quei prodotti sono quelli che devo andare a consumare prima di altri, perché non voglio rischiare appunto che vadano in scadenza. E niente, mi ispirava, pagata pochino, anche questa 2 euro qualcosa. Mamma mia, che mani di burro. Balea, maschera cocco, 2,99 euro anche questa per 250 ml, quindi comunque un buon prezzo in linea magari anche con altri brand. Poi veniamo al prodotto per la quale sono stata al DM e che era tanto che cercavo e non riuscivo mai a trovarlo, tutte le volte era finito o doveva arrivare. Quindi ci ho messo un po' a trovarlo. Questa volta ce n'erano solo due pezzi e li ho presi tutti e due per non rischiare, appunto, che magari insomma, un prodotto che mi piace e vedo che faccio difficoltà a trovarlo. Poi magari all'inizio, perché è sempre così, quando cercate una cosa non la trovate mai. Quando ne avete la casa piena perché avete fatto scorta, poi lo trovate sempre. Mi succede così, mi è successo così anche con le fiale, quelle di Alverde ai fiori di Bach. Comunque, niente, ne ho appunto acquistati due e sto parlando di questo siero della linea Beauty Effect, che è quella con acido ialuronico. Ed effettivamente, appunto, questo è un siero all'acido ialuronico. Mi viene in mente la pubblicità con Eva Longoria. Vabbè, quello era un altro brand. Comunque, cosa volevo dirvi? Allora, non è acido ialuronico puro come potrebbe essere, che ne so, il siero quello di The Ordinary o Revolution Skincare o un altro che io ho sempre acido ialuronico, che cos'era? Mi sembra che era della Venus, boh, non mi ricordo. Comunque, non è un principio attivo puro, ma in questo caso è formulato in un siero che contiene anche altri ingredienti. Vediamo cosa dice. Allora, non ci vedo niente. Siero viso con acido ialuronico 30 ml, quindi il formato classico. Applicare a seconda del bisogno mattina e sera con le gocce su viso, collo, décolleté, detersi e massaggiare delicatamente. Ideale come base per altri prodotti viso e per il trucco. L'età indicata, vabbè, dai 30 ai 50 anni. L'inci ve lo mostro. Sperando che riesca a mettere a fuoco in un tempo ragionevole. Ecco qui. Ho sentito parlare molto bene di questo prodotto. Io ho preso, sempre fatto così in questo formato con la pipetta che vi mostro, visto che ce l'ho in mano, facciamo le cose per bene, di fatto così. Confezione, una bella confezione comunque, non so di che cosa sia fatto, sembra, beh, non lo so, non sembra vetro, ma no, beh, plastica dura, non lo so. Comunque, fatto così, ho acquistato anche il siero alla vitamina C.
Anche quello poi ho fatto difficoltà a trovarlo, però tra la vitamina C e l'acido ialuronico diciamo che mi ispira un po' di più l'acido ialuronico che già utilizzo, mentre la vitamina C per esempio ho messo in uso ora un siero ed è la prima volta che la provo, quindi poi vabbè, vedremo. Mi ispirava tanto, prezzo 4 euro qualcosa, quindi comunque un prezzo contenuto 4,99, 5 euro, vabbè, però per un siero con acido ialuronico, secondo me è un buon prezzo. Credo di a meno di non averlo mai trovato. Sì, forse quello di Sien, che era proprio, mi sembra acido ialuronico puro quello, cioè c'era sia il siero che l'acido, che il gel proprio acido ialuronico. E quelli costavano sui 2-3 euro forse, quasi 4, non vorrei dirvi una stupidaggine, però sì, forse quello è l'unico che io abbia mai visto e acquistato con un prezzo più basso rispetto a questo. Se no, siamo quello per esempio di The Ordinary sui 7-8 euro, una cifra del genere. Io ho quello di che ho in uso adesso, che sta quasi finendo, di Revolution Skincare, che avevo pagato mi sembra 6 euro e qualcosa. Quindi diciamo che vabbè, ci siamo. Per la facile reperibilità, però, diciamo che questi li ho puntati e li ho voluti prendere subito. Perché poi sono fatta così, mi dispiace poi utilizzarli se so che ne ho solo uno. In realtà della maggior parte delle cose ormai ne ho solo uno. Quelli che costano meno, già magari ne prendo qualcuno in più per stare tranquilla. Non so, una fissa mia strana. Comunque vabbè, sono molto contenta finalmente di averli trovati e acquistati. Per finire, vi ho lasciato le maschere perché ne ho prese un bel po', non so come mai mi è venuta sta fissa. Un paio in realtà volevo anche regalarle, però poi non c'è stata occasione, quindi adesso vediamo se me la tengo io o se comunque la tengo da parte da regalare. Allora, quelle da regalare, che infatti ne ho prese tre, sono queste tre. Sono tutte maschere in tessuto perché quelle in crema ne ho anche quelle tante. E cioè tra crema e vasetti, tubetti ne ho veramente tante, anche di più di quelle in tessuto, quindi ho evitato quelle. Questa è maschera Balea in tessuto idratante con estratto di anguria, ideale per tutti i tipi di pelle. Niente, è una limited edition, quindi non me la sono lasciata scappare, perché sapete che almeno una sempre, se sono in limited edition, le prendo. Non so come mai questa volta mi sono buttata su tre. In realtà sì, perché una delle di queste, in realtà tutte e due avevo intenzione di regalarle alle mie colleghe, poi non c'è stata più occasione, volevo fargli proprio, sono stata al DM, siccome condividiamo questa passione. E è un periodo particolare per noi tre, un periodo che ci sta legando particolarmente, ma ci sta anche facendo soffrire, insomma, un periodo particolare. E quindi, siccome voglio bene, insomma, a tutte e due, ho detto ne prendo tre, una per uno per noi. Poi vabbè, ce li ho ancora qua, vedremo. Poi ho preso questa perché non lo so, mi ispirava. Più che altro per la profumazione, sono sincera, perché è una maschera viso idratante in tessuto dal profumo di granita di mango. Allora, queste mascherine sono molto semplici, non hanno chissà che estratti, chissà che ingredienti, non hanno chissà quale effetto, sono veramente più una piccola coccola. E già che ci siamo, visto che mi piace particolarmente il mango, mi sono lasciata catturare da questa cosa. Il packaging questa volta, sinceramente, non mi fa molto impazzire. Cioè, sì, è carino, ma boh. Infatti di queste, anche se non le avevo mai viste, ne ho presa solo una e va bene così. Sempre in tessuto. E niente, vedremo. Poi, ho ripreso questa, sempre della stessa linea del siero Beauty Effect, e questa è appunto una maschera viso con acido ialuronico, un pezzo, ideale per una pelle fresca e liscia. Mi sembra di averle già provate queste, ma adesso non vorrei dirvi una stupidaggine, potrebbe essere, ma anche no, forse, non lo so, non mi ricordo. So che quando ho visto ho detto, ah sì, della stessa linea, contiene acido ialuronico, dai, prendiamola.
Tutte queste su 1 euro e qualcosa. Alcune 1,99 euro, alcune 1,49 euro. Queste mi sembra 1,49 euro, che non è un prezzo bassissimo, attenzione. Però va bene così. Poi anche qua due pezzi perché ho detto poi dopo almeno me la uso tranquilla. Ho preso due di queste qui della linea Lively o non so come cavolo si pronunci, di cui amiamo tanto il tonico, abbiamo utilizzato la mousse, l'olio. In realtà no, non li abbiamo ancora utilizzati, però ci sono nelle scorte. Ho utilizzato il tonico che ho adorato, ce l'ho ancora tra l'altro e ne ho un altro chiuso per dirvi comunque come mi era piaciuto quel prodotto. E l'ultima volta in offerta, siccome uscivano di produzione, mi sembra quei prodotti, ho acquistato, non vorrei dire una stupidaggine perché veramente è talmente tanta roba che faccio fatica a ricordare, ma mi sembra di aver acquistato la mousse e anche l'olio struccante, che ero molto l'olio struccante sono convinta perché ero molto titubante, costava 1 euro e qualcosa ed è pochino, tipo 100 ml, 120, insomma non è un prodotto che, con una quantità generosa, e quindi pensavo se ne valeva la pena considerando il rapporto quantità-prezzo. Poi alla fine ho detto: ma ascolta, lo provo una volta, poi non c'è più, lo provo e mi tolgo il pensiero, mi tolgo lo sfizio e via. Cioè, stiamo parlando comunque di 2 euro al massimo, non è che per cui ci sta. Questa è una maschera idratante in tessuto con miele di Manuka ed estratto di bacche di goji ed acido ialuronico. Idrata, rinfresca e tonifica la pelle del viso. Questi prodotti sono, cioè questa linea è veramente ottima. Gli ingredienti sono gli stessi che poi trovate negli altri prodotti che vi ho citato prima. Per non rischiare appunto di non trovarla più, ne ho prese due. Di queste io avevo quella in crema, anche di quelle ne ho due o tre in scorta. Quelle in tessuto e sono nuove, non le avevo mai viste, quindi prese al volo. Poi un'altra anguria, non so come, ma mi sono resa conto dopo, non avrei preso tutte queste angurie se non avessi pensato di regalarle, a dirvi la verità. E ho preso questa qui in hydrogel, quindi diversa, diciamo, dalle altre, quantomeno dovrebbe essere diversa perché le altre sono dovrebbero essere in tessuto, in realtà anche qua dice in tessuto. Balea maschera in tessuto idratante e rassodante con estratto di anguria e acido ialuronico. È divisa in due parti, vedete, in modo che si adatti bene a ogni parte del viso. E questa sicuramente è un po' più performante secondo me rispetto all'altra, proprio per il fatto che comunque contiene anche acido ialuronico. Quindi questa mi aveva incuriosito e ho voluto assolutamente prenderla. Le altre non so perché ne ho prese così tante. Vabbè. Poi come diciamo prodotti novità, c'era uno stand proprio dedicato e quindi mi sono lasciata tentare. Ho preso anche questi qui. Sono patch occhi e appunto sempre maschere in idrogel di queste due nuove linee, che non so insomma se rimarranno o meno. Siccome costavano 1,99 euro, questo mi ricordo bene che costavano praticamente 2 euro, ero molto titubante se acquistarle o meno, e poi anche lì era tantissimo che non facevo acquisti. Era una giornata particolarmente stressante, avevo proprio voglia, capito, di farmi un regalo e quindi ho detto vaffanculo. Le prendo. E sono queste in hydrogel con polvere di diamanti, se non sbaglio, maschera viso rassodante con polvere di diamanti ed acido ialuronico, due pezzi, ma perché appunto abbiamo la parte sopra e la parte sotto, quindi credo che per due pezzi intenda quello. Cosa dice? Vabbè, niente di che, spiega come applicarla perché sono due pezzi, però vabbè. Quindi acido ialuronico sempre, il nostro amatissimo acido ialuronico e polvere di diamanti, mentre questa è con polvere di ametista e sempre acido ialuronico. Non so se sarà viola così bellina o non lo so, sono curiosa di provarle. Queste
Queste hanno una scadenza invece rispetto alle altre che mi sembra non ce l'abbiano. Esatto, qua invece vedo una data di scadenza. Vabbè, di queste comunque ne ho presa solo una perché sì, mi incuriosivano, volevo provarle, però ripeto, 2 euro per una maschera in tessuto, considerando che si riescono a trovare anche quasi sieri che costano sui 2-3 euro. La stessa cosa vale per i peciocchi. Sono un amante di questo genere di prodotti, però non esageriamo. Questi costavano, mi sembra, se, non so se 1,99 euro anche questi o 1,49 euro. Non lo so, vabbè, fa niente. E c'erano anche quelle labbra, di sempre di tutte e due le tipologie, però sinceramente la maschera labbra. Non lo so, ne ho una o due qua in casa da provare che avevo acquistato perché così mi incuriosivano. Non le ho ancora provate, però io dubito che possano fare grandi miracoli, soprattutto con le mie labbra che sono molto secche. È molto più saggio, secondo me, è molto più utile mettersi un buono strato di un buon burro cacao, di un balsamo labbra bello idratante, tenerselo in posa bene tutta la notte e secondo me quella è la miglior maschera per labbra che possiamo fare, quelle così in tessuto e in idrogel per le labbra, non lo so, ma mi lasciano un po' il tempo che trovano. Non, secondo me non le trovo utili, non mi incuriosiscono particolarmente, quindi quelle le ho lasciate giù, sinceramente, ma questi qui invece, che trovo sempre molto utili e piacevoli da fare. Ho deciso di acquistarle. È dura, diciamo, che io prenda quelli singoli con uno, cioè con un paio. A meno che, a parte quelli di Balea, sempre quelli con l'acqua di cocco, che sono fatti, diciamo, mascherina, e quelli appunto ogni tanto qualcuno me lo prendo, se no prendo magari le scatole che ne hanno dentro, qualche paia. Però vabbè, questi erano troppo particolari e quindi ho voluto acquistarli. Sempre maschera occhi rassodante con polvere di ametista e acido ialuronico e caffeina. E questa è rassodante con polvere di diamante, acido ialuronico e sempre caffeina. E abbiamo i due pezzi all'interno, quindi un paio. E niente, questo è tutto quello che ho acquistato di M e Yves Rocher. E basta, per il momento non ho nulla da farvi vedere, ho un bel po' di prodotti finiti che ho accumulato. E quindi vedremo di trovare il tempo, spero nei prossimi giorni, per girarvi appunto il video anche dei prodotti finiti. Ne ho tanti altri in mente e che dovrei fare. Ho tanti video sulle scorte, quindi vorrei farvi dei video dove vi mostro tutte. Mi è anche stato richiesto in realtà, e chiedo perdono alla ragazza che me l'ha chiesto se non sono ancora riuscita a farlo, ma arriverà, giuro. Il video su tutte le maschere in tessuto, tutte le maschere in crema, tubo piuttosto che insomma, bustina, barattolo, quello che è, tutti i sieri, tutti i contorno occhi, tutte le acque micellari, tutti i detergenti, tutti gli scrub, anche corpo che ne ho diversi, insomma, divisi per categoria tutti i prodotti che ho attualmente. Le ovviamente varie skincare che nel periodo sono insomma cambiate, quindi ho diversi prodotti poi da mostrarvi, ma non so come ancora come strutturarvelo, diciamo, il video. Ho diversi confronti anche da farvi tra i vari prodotti che ho provato e finiti e finito. Insomma, diversi video e insomma, ho ancora anche quello delle vacanze da fare, Madonna, ne ho davvero tanti, però purtroppo ecco, il tempo è quello che è, anche l'umore, anche la situazione in generale è un po' quella che è, per cui portate un po' di pazienza. E niente, per il momento è tutto. A breve dovrebbe arrivare comunque un altro ordine Yves Rocher. Però non so quando farvelo vedere. Vedremo, vabbè. E niente, per oggi è tutto. Io vi mando un bacione. Ciao ciao. E al prossimo video. Ciao.